Eccoci qui. Eccoci. Bentrovati tutti. Hai visto cosa hanno scritto? Guarda che foto, nevica, ma non a Roma. Soltanto a vederla, questa foto ci fa venire i brividi, veramente fa battere i denti. Senti freddo? Qui no, fuori sì. L'emergenza freddo della scorsa settimana dunque non si placa, almeno non si placa in tutte le regioni d'Italia. E comunque il gelo artico che la scorsa settimana ha colpito le regioni del sud ha provocato enormi difficoltà logistiche nei trasporti e soprattutto ha provocato danni per centinaia di euro ai campi agricoli, tanto che regioni come la Puglia, come la Campania hanno dichiarato lo stato d'emergenza. Però stanne certa, Gabriella, usciremo anche da questo inverno. Vabbè, arriverà la primavera. Su questo non c'è dubbio. Nonostante il freddo, nonostante il gelo, che delle conseguenze però hanno avuto e avranno sui nostri consumi e quindi sulle nostre tasche. Insomma, questo inverno rischia di costarci caro e cercheremo di capirlo con i nostri ospiti che vi presento subito a partire da quella che oggi sarà la nostra guida, il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare Italiana, grazie. Bentornato. A voi, grazie. Ci dovrà dire delle cose perché qui ha ripreso a far freddo. E me devo. Colonnello, sì. Massimiliano proprio ha tirato così fuori il costume da bagno, si figuri. Avevo fatto il cambio di stagione troppo presto? No, non è così. Grazie per essere con noi. Grazie e grazie a Marco Barbetta, responsabile dell'ufficio studi della Confederazione Italiana Agricoltori. Buon pomeriggio. Perché su questo fronte abbiamo di che lamentarci a livello di danni purtroppo sì, di questo inverno così complicato. Grazie. E grazie a Vincenzo Agostino, commerciante. Buonasera. Grazie. Buonasera. Anche a lei. Grazie a voi. Ripercussioni anche in questo settore, ne parleremo. E grazie a un amico ormai di siamo noi, Maria Cristina Mele, dirigente medico del Servizio Dietetica e Nutrizione Umana della Fondazione Policlinica Clinico Universitario Gemelli. Grazie per essere di nuovo con noi. E un grazie alla signora Anna Maria Bellaveglia, pensionata e volontaria Caritas, sì, che ci spiegherà un po' come sta sopportando questo inverno così complesso. Allora, colonnello Guidi, noi sembrava che stessimo uscendo, ma le notizie di queste ore, e tra poco ce le dirà Simone, sembra che proprio insomma ad uscirne ce ne vuole. Aspetti un attimo, sentiamo come stanno le cose. Sì, Massimiliano, perché la situazione di certo non migliora, ci sono diversi disagi, adesso vi faccio anche vedere questo articolo di Repubblica, i disagi sono soprattutto nel centro-sud Italia, la notizia peraltro è di poco fa, è che le lezioni di scuola sono state sospese in Puglia, in Molise, in Basilicata e in Sardegna, per quanto riguarda la circolazione invece c'è stato il blocco dei mezzi pesanti sul tratto dell'A14, A24 e A25 e anche i trasporti pubblici, come giustamente dicevate, sono in crisi e in particolare vi segnalo che in Irpinia già diverse strade sono diventate impraticabili. Colonnello, ho fatto troppo presto il cambio di stagione, io pensavo che qua c'è ancora da soffrire. No, deve aver avuto qualche informazione così dubbia, sì, perché sì, in realtà l'inverno è iniziato da neanche un mese, normalmente ne dura tre. Quindi è vero anche che non tutte le stagioni invernali sono uguali, anzi, sarebbe strano se lo fossero. Questa è certamente molto diversa non solo dall'ultima, quella appena trascorsa, che è stata effettivamente più mite delle attese, ma è diversa in generale anche da quelle che sono arrivate nel periodo più recente. Però questo anche attiene a quella variabilità interannuale, ma anche di un po' più lungo periodo, che è propria delle dinamiche delle stagioni. Non sono eventi molto frequenti, come quelli che abbiamo avuto soprattutto sul meridione e sulle regioni centrali adriatiche nei primi giorni del mese, ma sono eventi che arrivano con una frequenza di occorrenza magari decennale. Quindi siamo davanti a un episodio storico, possiamo definirlo così? No, stiamo davanti a un episodio che occupa, perdonatemi il termine, la parte un po' più alta della distribuzione statistica, cioè che arriva un po' più raramente, però non sono eventi che non si sono mai proposti sul nostro territorio. Ma c'è proprio un vento gelido, da dove arriva questo vento gelido? Da nord-est, è tramontana, che poi tramontana per l'area tirrenica, perché passa attraverso l'Appennino e prende questo nome. In realtà sulle regioni adriatiche, che sono le più esposte a questo tipo di correnti così fredde, viene direttamente dall'entroterra europeo. Non ha ostacoli orografici che possano mitigarne o rallentarne il cammino, quindi l'aria che arriva dalla parte più fredda, se vogliamo, del pianeta, perché non tutti sanno che la parte
che potremmo definire abitata, ma forse anche tra quelle disabitate più fredde del pianeta, proprio l'entroterra siberiano, per ragioni di conformazione del territorio. Certo. E quando l'aria assume una direzione tale per cui arriva da lì verso il Mediterraneo, cioè da nord-est verso sud-ovest, con una circolazione che è un contraria a quella che è all'aria normalmente alle nostre latitudini, che è da ovest verso est, perché è mite, perché è quella atlantica, è quella delle perturbazioni, la conosciamo. Quando l'aria prende quella direzione, quel freddo, sebbene mitigato, arriva qua. Tra l'altro, questa di adesso, di queste precipitazioni degli ultimi giorni, non è aria siberiana, ma è aria del nord Atlantico. E la differenza si sente, nevica lo stesso, per carità, però non siamo arrivati né arriveremo a 12, 13, 14 gradi sotto zero come è successo nei primi giorni del mese. Però la scorsa settimana, Tenente, insomma, ci ha colpito molto, no? Quella neve a bassa quota, soprattutto sulle regioni del sud, se non altro per il fatto che quelle regioni sono insomma, un po' meno preparate ad affrontare la neve. Inevitabilmente. Ecco, questa immagine bellissima dei trulli tutti imbiancati, lei ci ha detto, insomma, sono fenomeni un po' lontani dalle statistiche più frequenti, però è una tendenza questa, il sud così esposto, che secondo voi si consoliderà nel tempo, anche qui fa parte di un'alternanza ciclica? Allora, certamente il carattere che può assumere una stagione, quale essa sia, nella fattispecie l'inverno, ma anche i diversi tipi di tempo che si possono presentare all'interno di quella stagione, afferiscono alla variabilità del tempo, non riconducibile a quella climatica. Almeno non direttamente riconducibile a quella climatica, laddove il clima è la somma del numero di volte che si verificano determinati tipi di tempo. Ma una somma nel tempo lungo, nel trentennio e anche in spazi ampi, che non sono certamente quelli di una regione, arriverei a dire che non sono neanche quelli del nostro paese. Possiamo dire, insomma, che lei è un po' sul fronte di quelli che non credono che questo sia frutto del cambiamento climatico? Ma non è questo il punto. C'è chi studia queste cose con molta attenzione e ha sicuramente maggior titolo del meteorologo che studia il tempo nel suo specifico a fare determinate considerazioni. Quella attuale è una condizione atmosferica riconducibile al tempo atmosferico. Che non consente di dire che siamo di fronte alle conseguenze del cambiamento climatico. La neve a Roma. Sì, perché io qualche fiocco l'ho visto e volevo sapere se devo tirare fuori le catene o no. A Roma? Qualche fiocco si è visto, ti sei distratto. Qualora dovesse percorrere delle strade, probabilmente non quelle dell'area urbana, ma immediatamente fuori, dove ci sono delle colline, le catene no, ma l'attrezzatura necessaria sì per legge, perché questo per poter circolare è necessario. Che poi possano essere utili o meno sulla città, in questa fase che si è ormai consolidata con l'arrivo di questo minimo depressionario e le prime precipitazioni che sono già in essere, peraltro già in una fase avanzata, tale per cui già Roma e la costa tirrenica del Lazio e anche della Toscana sono già, perdonatemi il termine tecnico, in sottovento, cioè in quella posizione tale per cui l'Appennino le protegge, per cui è nuvoloso, cade qualche fiocco o qualche goccia d'acqua, però, ma non arriva insomma, il grosso delle precipitazioni. Insomma, difficile che nevichi a Roma, no? Anche perché l'ultima volta che è nevicato è successo però di tutto. Però i bambini per saranno però un po' così nel 2012, era il 2012. 2012. Però, ecco, il 2012 è stato, quello sì, dal punto di vista dell'intensità, della persistenza, dell'estensione dei fenomeni, un anno che si può definire storico. Ecco, quello sì, storico. Non siamo davanti a questo episodio, insomma. In questa fase non lo siamo per le regioni tirreniche, è accaduto invece su quelle adriatiche, ma insomma il paese d'altronde è variegato. Assolutamente è stato chiarissimo. Signora Maria, come va col freddo? L'abbiamo avvertito, patito? Un pochino sì, però uno si difende. Ma mica acceso a palla i riscaldamenti? No. Sai che noi siamo contrari qui, Massimo 21 gradi, Io ho il riscaldamento condominiale, quindi... Decidono loro, lei scarica le responsabilità. Già. Quanti litigi poi nei condomini, ma questa è un'altra storia, quindi, signora Maria. Senta, ma lei si è rinchiusa in casa? No, io assolutamente non sono... Si è bardata? No. Neanche? No. Sì, magari col cappellino, una sciarpa, questo sì. La signora Anna Maria Massimiliano non è solo temeraria, è una signora ben impegnata sui fronti dell'accoglienza, del dare una mano a chi ne ha bisogno, non rinuncerebbe mai a quel che so il suo impegno di volontaria. Presso la parrocchia Santa di San Barnaba, a Torpignattara, al quartiere Torpignattara. Sono del centro ascolto.
quindi ricevo Quante volte delle... esce per andare lì? E sì, oltre ogni settimana esco il lunedì, vado al centro ascolto, arrivano delle persone, mi parlano e chiedono, non so, magari vogliono un pacco viveri. E pronta certo all'ascolto? Momento, sì, sono pronta all'ascolto. Però è in dubbio quello che le diceva Massimiliano, che è particolarmente freddo in questi giorni. Ce l'ha qualche trucchetto da condividere, insomma, così che tutti possano fare quello che fa lei, che poi sentiremo la nostra dottoressa, credo faccia parecchio bene, uscire quando comunque c'è il sole. Beh, mi copro. Quello sì, mi copro e quindi non è che io mi copro. No, mi copro e basta. Perché voi non avete mai visto arrivare in redazione, signora, una cosa. Quindi non ho capito in che senso. Ricevo dalle 4:30 alle 6 il lunedì, quindi esco dal centro ascolto che fa freddo, però... Quindi, cioè l'affronto, non lo basta, so. Basta, coprirsi bene, si va dappertutto. Facciamolo passare forte questo messaggio. Dottoressa Mele, facciamolo passare forte, perché insomma fa anche bene, no? Uscire, fare un po' di moto. Poi se splende anche il cielo, anche se è una giornata particolarmente rigida, fa doppiamente bene. Assolutamente sì. Cioè, le giunture ringraziano, ma il problema del freddo in fondo ha accompagnato l'umanità da sempre, anzi noi oggi, insomma, io vengo da poco da un viaggio della famiglia di mio fratello che sta a Berna, ma lì c'è meno 14, nessuno grida all'orrore, no? Quindi è chiaro che sono popolazioni abituate ad affrontare il freddo diversamente, ma noi ormai, a differenza dei miei bisnonni, abbiamo tecniche per vestirci in una maniera diversa, siamo molto più protetti di quanto non potessero essere in passato, ma il passato di 40 anni fa, non il passato remoto. Quindi questi allarmismi mortali, secondo me, perché li sento in ospedale, li sento nella vita comune, sul fatto che a Roma fanno 2 gradi, secondo me sono esagerati, tant'è vero che noi abbiamo una persona che già è in una fascia d'età assolutamente considerevole perché è attivissima, ma esce e dice ma io metto una sciarpa e un cappellino, in fondo mi copro e non succede niente, e cammino. E mi espongo chiaramente al sole perché... Con tutti gli effetti benefici, perché altrimenti durante l'inverno noi andiamo a cercare tante cose, ma l'esposizione al sole, per esempio, se non è adeguata, ci riduce i livelli di vitamina D del corpo. Tant'è vero che i picchi ce li abbiamo a ottobre, quando abbiamo terminato la stagione estiva, e arriviamo a marzo con i livelli più bassi, e questo lo dice la letteratura scientifica. Aiutiamoci a fissare il calcio nelle ossa. Ma noi ci possiamo aiutare un po' con l'alimentazione? Insomma, esistono dei cibi antifreddo? Ancora una volta citiamo i bisnonni che dopo aver vissuto magari 10-12 ore in campagna, quindi freddo terribile, tra l'altro in quelle regioni dove adesso il freddo sembra molto più intenso che dalla parte tirrenica, quindi in Molise, tornavano a casa e trovavano immediatamente una zuppa bollente e poi aggiungevano a questa zuppa, io non capivo perché ero molto giovane, il significato l'ho capito poi quando ho studiato medicina, del vino rosso, per cui facevano questa zuppa bollente con una pasta tipica fatta con acqua e farina che veniva cotta lì per lì nel momento in cui arrivavano a casa i lavoratori e poi aggiungevano insomma mezzo bicchiere di vino rosso. Il vino rosso possiede degli antiossidanti e possiede delle qualità tali per cui non solo riscalda, con l'evaporazione l'alcol in parte si allontana, quindi non è neanche rischioso in questo senso ed è un antinfiammatorio molto forte. E riscopriamo le tradizioni dei nostri nonni. Perdonatemi, ma il record di nevamento, cioè di quantità di neve caduta nel breve lasso di tempo, non è delle regioni settentrionali, è del Molise. Questo torniamo sempre a seconda al Molise, delle serie storiche che abbiamo, quindi questo vuol dire che quelle sono situazioni che, ahimè, arrivano. Però vediamo se un po' come dire, i consigli dei nonni, no? Sono ancora oggi... Reggono. Vediamo un po', perché il signor Vincenzo ha un banco di frutta a Piazza dell'Unità qui a Roma, siamo in zona Prati, tanto per intenderci. Allora, i suoi clienti chiedono proprio questo? Verdure per fare minestre e zuppe? Chiedono appunto minestrone, chiedono verdure che si possono cuocere e rendere calda la serata, una cena, un pranzo, perché... fanno in modo di riscaldarsi, no? Appunto, però nello stesso tempo si lamentano per i prezzi. Ecco, elevati. Questo è l'altro tema, signor Vincenzo. Sì. Perché un po' di aumenti ci sono stati su frutta e verdure? Io l'altro giorno sono andato al supermercato,
le zucchine quasi 4 euro, che mi... stavo per svenire. Questa sì, no, che è una notizia, non il prezzo delle zucchine, che finalmente ha aiutato sua moglie al supermercato. Sono uno dei più grandi esperti della storia mondiale. No, perché, come dire, c'è un po' di rincaro su questo? Sì, non è che qualcuno ne approfitta nella catena? Io credo di no, perché ci sono alcuni prodotti ortofrutticoli che purtroppo con queste temperature trovano anche loro dei disagi nel crescere, no? Nell'evolvere. Purtroppo quando le nottate fanno meno 10, anche nelle serre non riescono a scaldarle troppo per poi produrre il prodotto, no? E non credo che ci sia proprio questa, come posso spiegare, questa, non mi viene il termine, questo sfruttamento del prodotto. E non, penso che nello stesso tempo i prodotti non riescano ad uscire fuori. Qual è il rincaro più clamoroso di queste ore? Sono le verdure. Le verdure a foglia, le verdure, le stesse zucchine che nominava lei. Una cosa incredibile, 4 euro al chilo. Ecco, però, anche diciamo, di più. Io vorrei chiedere, anche no? Anche di più, oggi sono arrivato. Tu non ti accorgi di niente. Io non credo che tu fai la spesa. Finché non me lo dice qua tua moglie seduta al divanetto, non ci crederò. Sono preparatissimo. Allora, ma le zucchine non sono di stagione, però. Questo è un grande errore. Purtroppo c'è gente che chiede prodotti di fuori stagione. Chiede il prodotto fuori stagione tutto l'anno. Non puoi regolarti su quel prezzo. Non è sempre una più del diavolo. No, finalmente. No, allora, suora, sì, signora Anna Maria, prego. L'ho fatta suora, ha dato l'impegno al centro di ascolto. Sono la mamma di 3 figli. Questi rincari di cui ci viene parlato, insomma, questi rincari lei li constata giornalmente quando va al supermercato, ma ho idea che lei vada più al mercato? Se ne è accorta parecchio in questi ultimi giorni o beh, no? Un po' sì, che è aumentato un po' tutto, ecco le verdure maggiormente che io consumo. Lei non va a cercare le zucchine però in questa stagione? No, le zucchine no, perché magari sostituisco con la zucca, no? Faccio, non so, il riso alla zucca, queste cose qui. Però, ecco, la verdura, magari, non so, io la scarola, l'indivia, mi preparo. E lì ha notato dei rincari certo, un pochettino, perché poi il ghiaccio, insomma, vengono dal sud maggiormente, no? Pure dalle serre, e quindi è tutto costano più care, insomma. Si è risentito, però torno a ripetere, io sono un pochino fortunata perché non so, insomma, sono una pensionata, ma insomma riesce a farcela, ecco, sostenere, a farcela. Ho lavorato, quindi è diversa la situazione, la mia, però posso parlare delle persone che vengono anziani da noi, magari che queste cose non hanno, però e che cercano, devono fare delle rinunce. No, cercano legumi, per esempio in scatola, piselli in scatola, ecco questo, oppure... Poi le difficoltà sono davvero tante e vedremo che cosa vedo accade. Vedo, Gabriele, una grafica molto interessante che appunto a proposito dei rincari ci dice quali sono grafica. I prodotti che costano di più in questi giorni così complessi dal punto di vista meteorologico. Allora, ci sono gli amici della CIA qui, la Confederazione Italiana Agricoltori, che ci possono spiegare quali sono i motivi di questi rincari? Perché? Sì, i rincari sono direttamente collegati agli episodi di maltempo e di gelo di cui stiamo discutendo, perché questa ondata di freddo improvviso che ha colpito in particolar modo delle regioni del centro-sud Italia. Si tratta di regioni a forte vocazione, soprattutto ortofrutticola, che ad esempio producono il 61% degli ortaggi italiani, addirittura oltre il 90% degli agrumi e anche il 20% degli allevamenti. Questi sono, diciamo, i tre settori principalmente colpiti. Sono regioni anche poco attrezzate, come si diceva poc'anzi, a sopportare un'ondata di gelo come quella che si è manifestata in questi giorni. Ma mi faccia capire, il costo di trasporto che aumenta oppure il fatto che, come dire, la merce diminuisce perché il maltempo ha distrutto le colture? Il maltempo ha distrutto senza dubbio le colture, soprattutto quelle orticole del sud Italia, perché appunto essendo regioni meno attrezzate le serre sono andate insomma... E quindi restringendosi l'offerta, la domanda aumenta. Sì, e quindi c'è proprio un ritardo di consegne non avvenute, collegato anche a problemi... Alla difficoltà logistica, logistiche e di viabilità che hanno quindi un po' strozzato il mercato. E noi consumatori non dobbiamo prendercela con le persone come il signor Vincenzo, insomma, assolutamente no, perché... Tanti sono i colpevoli, ma il signor Vincenzo non c'entra nulla come i suoi colleghi. Noi consumatori come dobbiamo comportarci?
comportarci davanti a questi momenti così evidenti? Ma il consumatore innanzitutto è già, secondo me, più consapevole, insomma, maturo anche di fronte a, queste, a questi accadimenti. Poi alcuni, diciamo, già si è detto poco, anzi, il discorso sempre della stagionalità dei prodotti. È importante rivolgersi a prodotti stagionali, anche perché quella nostra è un'offerta di prodotti agricoli molto variegata e distintiva, che la rende anche unica nel mondo. Quindi abbiamo una serie di prodotti da scegliere. E poi un altro aspetto che non è stato ancora toccato, ma che mi sento di puntualizzare, è quello dello spreco. Perché questo è un tema incandescente che diventa particolarmente importante in questo periodo. Noi siamo i conduttori antispreco. Esatto. Perché se le famiglie italiane sprecano 40 euro in media al mese, questi sono i dati che ci dicono, per insomma, cestinare prodotti, avanzi alimentari, cibi e bevande, che addirittura abbiamo stimato, no, come l'Ufficio Studi della CEI Agricoltori Italiani, nel periodo natalizio questa cifra è arrivata anche a 60 euro. Che in termini assoluti insomma, a 60 euro a famiglia di spreco. Quindi è valsa nel periodo soltanto natalizio circa 230 milioni, abbiamo stimato. Quindi in questo periodo, a maggior ragione, bisogna cercare di sprecare di meno, riutilizzando i cibi, anche meno, con le ricette contadine. E magari meglio, scegliendo bene la qualità. Tra poco, Barbetta, sentiremo direttamente questi consumatori, no? Perché il peso dei rincari lo avvertono direttamente nelle tasche. Prima però, perché siamo andati poi con le nostre telecamere a vedere al mercato, ascoltare la voce della gente, prima però vogliamo coinvolgervi direttamente attraverso il nostro Simone. Sì, Gabriella, oggi vogliamo sapere dai nostri telespettatori se anche loro hanno notato un aumento dei prezzi al mercato. Fateci sapere dunque se rinunciate all'acquisto dei prodotti freschi oppure se riuscite egregiamente a conciliare l'acquisto con il risparmio. E poi più in generale, visto che stiamo parlando anche di freddo, raccontateci come state gestendo l'emergenza. Diteci come vi state regolando con il riscaldamento di casa e per quanto riguarda la tavola, diteci che cosa preparate per combattere il freddo. Per dire la vostra, il numero è sempre lo stesso, 800 22 88 96, oppure potete mandare una mail a siamonoi@tv2000.it, potete scrivere un commento sulla nostra pagina Facebook o mandare un tweet a @siamonoitv2000. Grazie Simone, mi raccomando sul riscaldamento, Gabriella, perché quante volte qui abbiamo detto non sprecare nemmeno quel senso, basso, temperature massime 21 gradi, mi raccomando, amici da casa, anche perché così contribuite a rendere sereno il nostro ambiente in generale. Allora, come tu anticipavi prima, noi siamo andati al mercato. Io non ti ho visto però lì, mi pare che non ci fossi. Non è il mio mercato. Non ci fossi. Perché siamo andati a San Giovanni di Dio, al mercato di San Giovanni di Dio qui a Roma, è andato il nostro Giorgio Brancia per sentire un po' gli umori sia dei consumatori che dei commercianti e per capire, perché no, se sono cambiate un po' le nostre abitudini all'acquisto. Vai Giorgio. Ho comprato le spinaci, le patate, i broccoletti, i peperoni, i carciofi. Compro i finocchi, che sono invernali. Le patate e il sedano. Le uova. Per fare riso, patate e sedano. Vuole sapere anche quello? No, ho comprato perché era troppo cara. Le patate ho comprato, che ne hanno cambiato prezzo. Spinaci, che sono belli. Un po' cari, però vale la pena. Era molto cara la dieta, l'ho dotato anch'io, l'ho pagata 2 euro al mazzo, l'ho trovato un prezzo veramente eccessivo. 4 euro al chilo, però vale la pena perché sono buoni. Prima quanto spendeva, se lo ricorda, per gli spinaci? Ma intorno a 2 euro, diciamo la metà. Ieri ho speso 11 euro in verdura, ho comprato due cosette. E oggi l'ho detto a mio marito, andiamo a Piazza a San Giovanni a comprare. Invece ho speso 9 euro 80 in due cosette pure. Adesso ho comprato solo i broccoletti. A 2,50 al chilo, però prima anche a 1,50. Ma perché il prezzo della verdura si è alzato così tanto? Perché fa freddo adesso. No, veramente da un momento che è cominciato il freddo sono completamente raddoppiati i prezzi. Puntarelle, quell'altro giorno stavano 1,80, oggi 3 euro. Infatti io ho domandato apposta, dico ma non è sbagliato? Se no no, dice che il freddo ha distrutto, sarà vero. Quindi lei sta dicendo che qualcuno se ne approfitta? Non qualcuno, la maggior parte credo, ma non solo loro che vendono, anche trasporto, un po' tutti insomma. Ma no, poveracci, anzi mi dispiace perché loro non apprezza il cliente, non apprezza il lavoro del commerciante, dell'agricoltore prima di tutto, perché l'agricoltore lavora troppo e sodo per arrivare a vendere poca roba e poi lo sa benissimo che si rovina pure in un certo momento. I spinaci stanno 2,50 euro, a confronto dei 10 giorni fa che venivano 1 euro. Più di
Che altro c'hai? Hai visto aumento? Tutto, a partire dai peperoni, dalle melanzane, i broccoli, tutto, finocchi, broccoletti, tutto. E quando aumentano i prezzi che succede? Niente, che il nostro guadagno è di meno, perché uno pensa che uno che paghi di più, però noi pur di accontentare il cliente magari i prezzi cerchiamo di guadagnarci di meno. E pensano sempre che uno ci vuole marciamo. Voi glielo spiegate che comprate da qualcun altro? Ma no, più che altro non andate a fare in giro al mercato, vi fate in giro e poi vedi un attimo i prezzi intorno e poi uno si regola. Tutto qua. Vabbè signora, ma quando le verdure costano così tanto, lei che fa? Quando costano così tanto mi verso di più sui legumi. Ne prendo di meno, ma ci metterò la pasta insieme. Non le compriamo. Compriamo quelle surgelate. Le compro lo stesso. Poi in questi giorni ho a casa pure i suoceri, quindi le devo comprare per forza. E quando ci sono i suoceri, Gabriella, non si bada a spese, mi pare di capire. Però dal servizio del nostro Giorgio Brancia qualche spunto è arrivato, Barbetta. Allora, mi sembra che i consumatori, nonostante i prezzi alti, continuino a comprare meno, ma comprano, e poi c'è chi pensa che i commercianti un po' ne approfittano. Ne parleremo tra qualche istante, perché io tornerei su quel punto, i danni del freddo sulle colture. Che sono ingenti. C'è una cifra per capire quanto è stato ampio questo problema in questi giorni? Sì, c'è una cifra, inizialmente noi la scorsa settimana avevamo stimato circa 700 milioni di danni procurati all'agricoltura. Ahimè, questa cifra è andata lievitando e le notizie di questa mattina dal territorio, perché noi abbiamo insomma delle sedi dislocate sul territorio che sono impegnate in prima linea proprio sia ad aiutare gli agricoltori sia con gli uffici tecnici per fare un po' la ricognizione dei danni, ci dicono che se è lievitata questa cifra e si è avvicinata al miliardo di euro. Si parla di, la cifra è divisa tra danni alle produzioni, come citavamo prima, quindi produzioni distrutte, diciamo costi in più per maggiore spese energetiche, perché ci serve più riscaldamento, certo, più carburanti per riscaldare le serre, più elettricità e danni alle strutture. Il sud è la regione più colpita, sono le regioni più colpite quelle del sud? Il centro-sud, quindi si va dalle aree terremotate, purtroppo ancora una volta. E oggi ne parleremo. E poi alla Puglia, che ha forte vocazione soprattutto ortofrutticola, Calabria, Campania, Sicilia, Lazio. Si scende giù. Ecco, voi come Confederazione degli Agricoltori in questo momento che cosa state chiedendo al governo? Beh, noi siamo innanzitutto attivi, come dicevo prima, sul territorio, con i nostri uffici. Innanzitutto un plauso anche agli agricoltori, perché sono stati tra i primi, in prima linea, proprio anche con i propri mezzi, ad aiutare il miglioramento della viabilità, della logistica, con i trattori, le macchine agricole. E poi con gli uffici dislocati sul territorio stiamo dando una mano per la ricognizione dei danni. Perché la ricognizione dei danni? Perché poi è il passaggio, è importante per il passaggio successivo, cioè quando si parlava di sollecitare il governo. Ci sono una serie di strumenti. Si può fare ancora di più, a mio avviso, si va dagli strumenti nazionali, quindi lo stato di calamità, di emergenza che viene richiesto dalle regioni colpite, e poi dopo vengono risarcite parte dei danni da questo fondo di solidarietà nazionale. Apro una parentesi, si diceva prima con il meteorologo che questa non è un'annata record per il maltempo, però purtroppo per i danni all'agricoltura rischia di esserlo. Perché dico questo? Perché i dati su questo fondo di solidarietà nazionale che va a risarcire, indennizzare gli eventi climatici avversi per le strutture agricole, ci dicevano che nel periodo 2007-2012, ad esempio, erano stati riconosciuti 6 miliardi di danni in quel periodo. Quindi, in cinque anni, però ovviamente di questo... Qui soltanto un anno siamo già un miliardo che questo però ci restituisce le proporzioni. Non sarà riconosciuto tutto, però anche se fosse riconosciuto 500 milioni, già nella prima settimana siamo oltre. Questa questione l'abbiamo fin qui sfiorata, guardo a quel titolo della Repubblica di qualche giorno fa, rape a 6 euro, pomodori a 5, la finanza avvia i controlli, qui c'è ombra di speculazioni, perché il rischio delle speculazioni insomma esiste come, no? Allora, vorrei che ci aiutasse a capire su quali tipi di verdure, di ortaggi, il rincaro dei prezzi, un rincaro come quello che abbiamo visto, che arriva a volte al 200%, non è assolutamente giustificato. Secondo me si può ragionare su due, tre scenari, diciamo. Il primo che riguarda comportamenti che potremmo definire di speculazione, non è il caso ovviamente del nostro amico Vincenzo, però che riguardano ad esempio prodotti già stoccati in magazzino. Se io vedo un aumento di prezzo molto importante su il kiwi piuttosto che le mele, mi devo fare delle domande. Perché questi perché prodotti ovviamente sono già stoccati. Sono prodotti già raccolti nei mesi. Ce ne sono altri?
che dobbiamo aggiungere, su cui insomma il la frutta che non sia quella agrumicola, secondo me, insomma, non giustifica determinati aumenti. Poi la frutta di questo periodo, parliamo di mele, pere, kiwi, quindi in questo caso bisogna insomma stare attenti. Diamo un consiglio a Vincenzo su questo, perché vorrei capire, noi che andiamo al mercato, che dobbiamo comprare? Ci dia un po' di consigli, perché sennò qui... Io in questo momento comprerei prodotti stagionali, e quindi, non prodotti fuori stagione. Quindi niente zucchine, Massimiliano, rinuncia. Zucchine sono state raccolte quindi tempo fa. No, zucchine è un prodotto di serra, quindi okay. Non è un prodotto stagionale. Quindi parliamo di prodotti che vengono coltivati l'estate. E, prodotti rape, rape bianche, le verze, i graudi, le patate, i broccoli. Che non riescono a subire un eccessivo danno, no? Rispetto al fogliame come broccoletti, cicoria, spinaci, bieta. Però, diceva? C'è un però? Barbetta? No, però dicevo, nel senso che il secondo aspetto, secondo me, accanto a questi, alla frutta, che insomma non può essere giustificato un aumento così vortiginoso, c'è anche da considerare in alcuni casi l'aumento che c'è stato anche per alcuni prodotti stagionali, come diciamo poc'anzi. Sì, ci sono stati, però poi dopo nei campi l'aumento non è stato altrettanto importante. Vedevo prima il dato, esempio, di spinaci, adesso non ricordo, no, ho fatto una rivelazione. Più 60%. Sì, la scorsa settimana, quindi non sono dati... bisognerebbe aggiornarli nei prossimi giorni, lo faremo, però casomai nei campi sono aumentati il 10%. Questo insomma già dà un'idea. E poi anche nel caso, e concludo, in cui l'aumento percentuale è uguale per un prodotto, ad esempio le zucchine, anche se sono fuori stagione, sono aumentate 150% sia nei campi che al consumo, non dobbiamo mai dimenticare, voglio difendere un po' la categoria, che comunque la zucchina viene pagata 1,60 euro all'agricoltore in questa fase e sul banco lo troviamo a 4-5 euro, quindi c'è un problema strutturale importante, storico, di forbice tra i campi, che non riguarda ovviamente l'ultima fase della distribuzione, ma riguarda la filiera agroalimentare, una serie di disarticolazioni. Che è un problema che interpella la categoria degli agricoltori seriamente da anni. Ma io prima di sentire la signora Maria volevo chiederle, no, perché lui ci ha fatto un elenco, ci ha dato un po' di consigli e ha elencato broccoli, una serie di verdure che tra l'altro fanno benissimo, no? Poi vengo da lei. Infatti bisogna ascoltare gli agricoltori, cioè quelli che producono tutti i prodotti di stagione. Noi ormai siamo siamo abituati ad andare al supermercato e trovare tutto, sempre. Qualsiasi sia la stagione. Per comodità, questo ci ha confuso tantissimo, perché un tempo, sempre ritornando ai consigli degli anziani, in questo periodo non trovavano le zucchine, no? Ma potevano avere difficoltà anche a trovare certe insalate delle volte, appunto perché era diversa la distribuzione, eccetera. Per cui il problema non si poneva, il problema della scelta erano le brassicacee, quindi quelle che ha elencato il nostro amico. Non c'era altro sul banco di chi vendeva. Allora, tutti noi eravamo orientati a consumare prodotti di stagione. Oggi noi troviamo le melanzane, in questo momento... C'è una globalizzazione. C'è una globalizzazione. Allora, per carità, nessuno dice nulla. C'è molta richiesta. Però diventiamo consumatori più consapevoli. Diventiamo consumatori più consapevoli, naturalmente. Anche perché avremo un beneficio notevole. La richiesta fa il prodotto, perché finché noi mettiamo sui nostri banchi, la zucchina, mettiamo il fagiolino fuori stagione, con provenienza non italiana, con provenienza straniera, la gente lo compra, io sono obbligato a metterlo sul mio banco. Assolutamente. Al momento in cui io non ce lo metto più, la gente non lo mangia. Anche per voi diciamo diventa un po' più semplice. Signora Anna Maria, lei prima ci ha detto che cosa fa personalmente, qual è la sua strategia di fronte al banco di mercato, però mi interessa tornare a quel discorso anche qui che aveva appena così sfiorato, quelle persone che lei incontra settimanalmente nel centro d'ascolto della Caritas, che sono persone che veramente hanno difficoltà ad acquistare cibo, medicine, pagano degli affitti, sono tante, o subaffitto di una stanza, oppure affittano delle case, non le dico in che condizioni, a dei prezzi un po' sul fronte del cibo. Come le aiutate queste persone? Come nel cibo, magari noi che cosa facciamo? Andiamo a casa, vediamo com'è la loro situazione e poi che comprende pasta, riso, farina, legumi, perché piselli, fagioli, oppure in scatola, no? I pomodori, sono tante le famiglie che state aiutando, signora Anna Maria? 70 famiglie, ci sono anziani, ci sono persone straniere,
del Bangladesh, ci sono indiani e adesso anche quelli del Marocco, della Siria, degli egiziani, qualcuno. Siete diventati amici di queste persone nel momento in cui distribuite loro del cibo? Siamo amici, vengono. Ecco, adesso per esempio mercoledì è arrivato ci sarà la frutta da distribuire che ci porta delle associazioni del nord. Arrivano mercoledì mattina con un tir e scaricano della frutta. Ormai un po' di parrocchie si sono organizzate, oppure associazioni, noi li portiamo nella nostra parrocchia e poi il pomeriggio distribuiamo ai nostri assistiti. E poi Freddo, anche non vi ferma. Perché della frutta viene consumata subito, la distribuiamo tutta. Sentiamo un po' i nostri telespettatori, Simone. I nostri telespettatori, c'è da dire che sono molto attenti alla qualità e cercano appunto di non fare sciupio, come dice proprio la signora Giuseppina da Enna. Sciupio. È poesia. E lei infatti ci dice: io cerco di non fare sciupio e solitamente conservo le verdure proprio in vista dell'aumento dei prezzi. La sera preparo sempre le zuppe, mentre per quanto riguarda l'abbigliamento mi vesto a cipolla e quando vado a prendere il pane metto anche il cappellino. Per quanto riguarda invece la signora Maria, che ci ha appena scritto, lei ci dice che spesso fa i legumi perché costano poco e hanno tante proprietà. Quando vado al supermercato compro spesso le cose in offerta. Invece per quanto riguarda i riscaldamenti non li accendo spesso. Nelle ore calde faccio girare l'aria, ma poi quando richiudo la finestra lascio la serranda alzata, così entra il caldo. Beh, la signora è bravissima. La testimonial perfetta. È virtuosa, sì. Direi di sì. Allora dottoressa Mele, siamo in conclusione, ci dia un paio di consigli utili a tavola per fronteggiare il freddo. Un po' ce lo siamo detti, però la cosa che a tavola non deve mancare in questi giorni. La cosa che non deve mancare in questi giorni è proprio l'utilizzo di cibi riscaldanti, che sembra una banalità, veramente una banalità, ma questo è il momento in cui nella stagione, non solo secondo la dietetica occidentale, ma anche secondo dietetiche, per esempio quella cinese, è possibile usare di più le spezie, per esempio, proprio perché il clima ce lo permette. Chi di noi userebbe il peperoncino in pieno agosto con 35 gradi fuori? No, il peperoncino. Dobbiamo andare in peperoncino. Una spezia riscaldata. Allora, per chi non ha problemi particolari, quindi stiamo parlando di soggetti in buona salute, l'utilizzo di spezie anche importanti, appunto il peperoncino, il pepe, il coriandolo, tutte quelle spezie che danno non solo sapore, ma che hanno, una volta ingerite, un effetto riscaldante, ci può dare una mano. Soprattutto insaporiscono questi cibi. Quindi invernali. Corpo e anima, no? Diciamo così. Esatto, corpo riscopriamo e anima, le spezie. Riscopriamo intanto le spezie. Riscopriamo le previsioni anche per le zone del centro Italia, dove tra pochissimo andremo, colpite, messe in ginocchio dal terremoto. Che cosa si devono aspettare in questi giorni? Beh, ahimè, nel corso dei prossimi giorni, per quel che riguarda le nostre regioni centrali, soprattutto versante adriatico, quindi tutta la parte che guarda est, dall'Appennino fino alle coste, le precipitazioni saranno ancora piuttosto abbondanti, almeno per altri 2 o 3 giorni, e saranno anche nevose a quote abbastanza basse, probabilmente non a livello del mare, ma poche centinaia di metri in collina, il che significa che le zone delle Marche, dell'Abruzzo, che sono già state interessate da abbondanti nevicate, lo saranno. Avranno forti disagi e noi tra pochissimo, Massimiliano, lì andremo. Allora io ringrazio tutti i nostri ospiti, in particolare voglio ringraziare la signora Anna Maria Bellaveglia, che insomma in questo è la più giovane di noi tutti, perché ci ha dimostrato che veramente niente ci deve fermare quando si tratta veramente di dare una mano, neppure il freddo più rigido. E allora con questa speranza che suscitano le sue scelte, quello che fa, noi adesso la salutiamo e lanciamo il tema del dopo la pubblicità. Hai visto? Ma come hai visto mai? Anche a calcio? No, la perché casa, parliamo di speranza, noi proprio di speranza vogliamo parlare, e lo facciamo facendo entrare quello che sarà uno dei nostri ospiti Buonasera, Pola, vice parroco della chiesa di Sant'Ugo qui a Roma. Buonasera. Ma c'è davvero bisogno di speranza? No? Certo. In questi giorni, in queste settimane, in questi anni così complessi? C'è sempre bisogno di speranza, non solo in questi giorni, in queste settimane, perché non dobbiamo cedere all'angoscia, alla tristezza e quindi... Ma per lei che cos'è la speranza? Ve lo spiego dopo, insomma, perché ve lo devo dire proprio tutto adesso. Ha ragione, allora una cosa ce la dica. Quando una persona è bravissima, ha il senso televisivo più di noi. Straordinario. Non mi fate giocare le cartucce subito, insomma, quindi piano piano. Però Don Gabriele una cartuccia se la deve sprecare, ci deve dire quando una persona arriva e dice: ho perso ogni speranza
Lei che cosa dice? Intanto provo a fargli un sorriso e poi dopo vediamo. Io con Gabriele ci provo tutti i giorni, ma non ci riesco. Ma io la speranza ce l'ho sempre, che anche che tu brava, possa cambiare. Che brava, questo sarà un allora, po' complesso. Allora andiamo in pubblicità. Sì, sì, andiamo in pubblicità, poi torniamo, parliamo di speranza. A tra poco.